Decine di migliaia di persone hanno partecipato pacificamente alla marcia No TAV in Valle di Susa, in mattinata alla visita al cantiere dei parlamentari 5 Stelle e Sel. Buonasera, gentili telespettatori del Piemonte. Dunque una giornata pacifica, composta, quella di oggi in Valle di Susa, nella manifestazione promossa dal movimento No TAV. Tutto ha funzionato senza incidenti o tensioni. Sotto la pioggia decine di migliaia di persone hanno partecipato alla marcia di 8 chilometri da Susa a Bussoleno, che si è snodata per tutto il pomeriggio. Mescolati fra la folla, sindaci con la fascia tricolore, deputati, senatori 5 Stelle e Sel. I soliti quattro gatti, siamo ancora qua e adesso abbiamo anche delle sponde in Parlamento. Difficile contarli, ma erano davvero tanti oggi alla marcia No TAV da Susa a Bussoleno. Ci sono più persone che si rendono conto che questa è un'opera dannosa, che questa è un'opera che sottrae risorse a opere davvero utili come la scuola, appunto, e la sanità. Dal Veneto come dalla Sicilia, amministratori di tutta Italia hanno risposto all'appello partito dalla Val Susa. I risultati elettorali hanno dimostrato che quello che stavamo discutendo in valle non era un tema specifico nostro, ma era un tema, una problematica nazionale. Come utilizzare le risorse? Le risorse vanno utilizzate con buon senso. Tanti parlamentari di 5 Stelle che hanno sfilato senza simboli, stessa scelta ha fatto Sel. Non ha partecipato alla marcia, ma ha strappato applausi con i suoi dubbi sull'utilità della Torino-Lione, Laura Puppato, intervenuta in mattinata all'incontro a Bussoleno organizzato dagli amministratori locali. Sì, io non sono pregiudizialmente No TAV, io sono dell'idea che però dobbiamo concepire di vivere in un paese in recessione, che non ha trasporti pubblici, che ha una mobilità scadentissima. E il governo nazionale appena nascerà, spero, si interrogerà esattamente su questo. Quali priorità e quali le necessità sulle quali investire? Tenendo presente che sulle piccole opere pubbliche ogni miliardo speso fa 16.000 posti di lavoro. Nelle grandi opere pubbliche ogni miliardo speso in qualche caso lo riduce a 1.000, 1.500, 2.000 posti di lavoro. Quindi c'è anche un problema di occupazione. E in Val di Susa la mattinata era stata dedicata, come previsto, alla visita dei nuovi parlamentari, un centinaio fra 5 Stelle e Sel, al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte. Anche qui tutto per fortuna è filato liscio. L'organizzazione, ha detto il direttore generale di LTF, l'azienda che è incaricata dei lavori, è stata perfetta. Vediamo i servizi. Il cantiere della Maddalena è di pochi ettari, in fondo piccolo, ma dal valore immenso, per entrambi i fronti. Per i No TAV la visita di oggi è speciale, perché è la prima, ma anche perché entrano nell'area con i loro rappresentanti nelle istituzioni. 61 parlamentari tra 5 Stelle e Sel, 38 accompagnatori, arrivano in piccoli gruppi con i pullman. Li accolgono i vertici di LTF. Non parlo io, parlano i fatti. Cantiere, 80 persone più il cunicolo. Siamo venuti a verificare come si spendono i soldi pubblici, a farci un'idea sul fatto se quest'opera sia o non sia necessaria. Io penso che non lo sia. I parlamentari del Movimento 5 Stelle portano avvocati, esperti, chi in questi anni ha alimentato le ragioni del no. C'è anche il leader dei No TAV, Alberto Perino. L'obiettivo è portare il dibattito sulla TAV in Parlamento. Critiche alle forze dell'ordine, sostegno ai manifestanti che anche oggi sono presenti al di là delle reti. Sicuramente una delle cose da fare è una commissione d'inchiesta su tutto lo svolgimento di tutto quello che riguarda il cantiere della TAV. Chi crede nell'alta velocità però non si ferma, era presente anche oggi in cantiere il deputato del PD Esposito, il commissario della TAV Virano. Io credo che le ragioni della Torino-Lione, la qualità del progetto, lo stato d'avanzamento, eccetera, siano delle ragioni molto forti